siamo all'ultimo spazio di questo venerdì, siamo in compagnia della nostra amica stilista Sara Sfregola. Buongiorno Sara, buongiorno cara. Oh, detto fatto, con questa signora non si può dire nulla che mi accontenta immediatamente. E per la gioia di tutti quanti signori che ci stanno guardando, ma anche del signore che sono amante dell'intimo in particolare, stamattina parliamo di intimo. Oh, la prima cosa che mi viene da chiederti, Sara, la differenza che c'è tra la realizzazione di un abito e la realizzazione invece di un completino intimo? Non c'è una differenza quando riguarda la fase della progettazione, perché la progettazione viene fatta nella stessa maniera. C'è sempre, si parte sempre dal tipo di moda, dei tessuti, del materiale. Logicamente bisogna vedere il livello anche dell'intimo, perché ci sono che fanno intimo ad alto livello, vabbè, non possiamo fare nomi, però fanno dei cortini o dei lussi che sono paragonabili, no, agli abiti da sposa, perché ci sono sono steccati, sì, ci sono lavorazioni di stecche, rinforzi all'interno dei bustini, molto complesse. Lingerie, e quindi sono anche molto costosi certi pezzi. Ecco, questo periodo sarà perché ci avviciniamo alle feste, quindi può essere una bella idea, regalo, le feste, perché c'è l'abitudine nella serata, per esempio, di Capodanno, specialmente da parte degli uomini. Poi, ciao. Anche se ti devo dire la verità, proprio oggi sentivo in radio, c'è stato un sondaggio, alcuni tra i regali che non si vorrebbero ricevere: profumi, intimo, perché l'intimo, secondo me, ecco, è un po' come il profumo, è strettamente personale. Però attraverso delle ricerche si è notato che ci sono dei sentimenti che sono stati sottogettonati dagli uomini per l'acquisto proprio di lingerie per donne. E tra l'altro la televisione è carica di pubblicità, certe modelle, voglio dire, pure vedi questa idea. Allora ve la racconto, questa è una scenetta familiare tipica, perché quando vanno in onda poi queste pubblicità, no, mio marito praticamente ti danno anche la stringa che ti torna addosso. La caratura è questa. Partiamo con le immagini, Franco, facciamole vedere. Ecco, bellissime ragazze, ovviamente non si può assolutamente nulla riguardo. Che cosa c'è di particolare, per esempio, in questo? Da qua abbiamo il verde. Allora, solitamente i colori gettonati per il Natale sono il rosso, Natale e Capodanno, quindi sono il rosso, il verde, infatti molti adorano il verde, invece del rosso e il nero, no? Sì. Poi logicamente si regalano anche altre tonalità, le tonalità pastellate o addirittura immaculato. Vabbè, questo è un completo prettamente natalizio, cioè il nero e il dorato, quindi si vede che è un completo da festa, perché è molto appariscente. Quindi ci sono queste applicazioni dorate in pizzo molto particolare, molto raffinato. Poi invece abbiamo il fucsia con il pizzo centilitro, un pizzo molto più leggero ed è argento, quindi l'argento con il fucsia. Vabbè, il fucsia ormai è un classico nella donna, perché il colore è sempre più gettonato sia nell'abbigliamento che nella lingerie, sia nell'intimo. Senti, ma questi reggiseni vengono, questi completi intimi, parliamo di reggiseni che direttamente anche di slip, vengono anche testati, che tu sappia, perché parlando con il nostro amico ginecologo, lui ha sottolineato più frequentemente il fatto che ci sono dei tessuti che possono anche essere pregiati, ma che effettivamente poi a contatto con la pelle, con le parti intime, generano facilitano le infezioni. Quindi proprio nell'intimo c'è stata una crisi notevole per quanto riguarda l'abbigliamento intimo. Infatti nella zona avevamo delle grandi aziende che producevano l'intimo, che purtroppo hanno dovuto spostare la loro produzione verso altre nazioni, perché
delle aziende dell'Albania che abbiamo visitato, dove la situazione a livello igienico era disastrosa, c'era sporcizia da tutte le parti, quindi ti vedi fiscale. Non ci sono purtroppo là in quelle nazioni dei controlli fiscali, quindi è sempre consigliabile, anche se poi insomma lavarli, comprati e lavati, ma a volte non serve solo lavarli, perché è proprio la composizione all'interno della fibra non è regolare, quindi utilizzano dei materiali più scadenti che comunque pur lavando il capo ti può creare delle allergie che non puoi eliminare con il semplice lavaggio, perché i materiali sono proprio dei materiali a volte anche non a norma. Quindi il consiglio che si può dare anche in questo caso è che quando si decide di comprare un capo di questo tipo è sempre meglio ricorrere a marche conosciute, ad aziende conosciute, o anche questo non è più sinonimo di certezza e di sicurezza. Quale può essere il consiglio che può essere dato alla luce di quanto abbiamo appena dichiarato per l'acquisto del tipo? Vabbè, è normale. Garantiscono comunque una maggiore tutela del prodotto. Ecco, una maggiore sembra una sciocchezza, ma non lo è affatto, perché questa cosa qui era, ripeto, evidenziata in maniera particolare dal dottor Arbito, le etichette che sono delle etichette particolari, no, guarda, di quello che possono creare proprio le mutandine e con il contatto diretto con la parte. C'erano dei capi canotte che venivano preparate, fatte proprio per non solo per il gusto di indossarli, ma perché erano dei capi che dovevano trasparire sotto le camicette aperte, in sottogiacca, eccetera. Sì. Sono bellissimi questi capi che stiamo vedendo. Complimenti per la scelta che hai fatto, perché è sempre lei che sceglie. Ancora usuale fare questo, oppure esiste proprio, come dire, è diventata proprio moda l'intimo, indipendentemente dall'uso che poi si vuole fare? L'intimo è un certo livello, sono bellissimi e possono essere fatti praticamente come già qualche volta vedono una camicetta e si hanno un bel decolleté. Oppure la giacca sotto sul vicino o il corpetto particolare. Ci sono i modi, adesso i modi possono essere le camicie di sotto giacca, no? Perché infatti hanno fatto anche le camicie con l'attaccatura tipo body per mantenere freddo il corpo, no? Si sono ispirate al body, perché comunque il body con inserti di pizzo oppure steccati, perché adesso le coppe sono tutte rigide, quindi fanno intravedere comunque la trasparenza. Nella maggior parte dei capi, molti sono tetto push-up, quindi sono foderati, steccati, hanno già una forma anatomica della coppa, quindi possono essere tranquillamente mostrati senza rendere il capo volgare. In quel caso non fa parte proprio.
proprio nell'abbigliamento, sì, diciamo. Mostrare un registro di genere. Questi sono proprio compiti natalizi, insomma, i rossi, i compiti da usare a Capodanno. Sì, abbiamo il bianco e il nero, il baby doll, no, non le versioni del baby doll, sono dei mini abiti da sera. Mai passati di moda, poi di padre. Ha un capo del genere, lo potremmo utilizzare con questo sono molto. Tessuti che normalmente vengono utilizzati sono tutti tessuti elasticizzati. Questi sono ricamati, sono stampati. No, questi sono qui. Non ci sono ricami, in questo caso non ci sono ricami. Però io ti devo dire la verità, non sono mai stata molto amante di questi, io ho sempre preferito la comodità, tipo l'igiene. Sì, perché qua abbiamo visto pochissimo cotone, no? Al capo particolare. Qua abbiamo visto rasi, pizzi, ma c'è pochissimo cotone, perché solitamente il cotone non è appariscente come il pizzo e il raso, però il cotone, specialmente il cotone bianco, che non è trattato, perché in questo caso già il cotone nero c'è, cioè il discorso della colorazione, quindi tutti gli additivi che mettono per colorare i tessuti, quindi se i trattamenti non vengono fatti in maniera dovuta ci sono rischi di allergie, ma a volte anche lo stesso elastico della mutandina può provocare allergie se la persona è predisposta ad un discorso allergico, perché magari l'elastico ti assicuro che non c'è molta tutela per quanto riguarda il prodotto Made in Italy e certificazione, perché non ci sono delle norme ben precise che tutelano sia le fasi di lavorazione del prodotto e la qualità dei prodotti stessi. A volte basta fare solo una fase in Italia e mettere la certificazione, i produttori possono mettere la certificazione in Italia. Pur avendo fatto tutte le altre fasi fuori dall'Italia, e questo l'ho riscontrato facendo delle perizie per delle aziende di abbigliamento che hanno appunto avuto queste difficoltà per tutelare il Made in Italy, che purtroppo non hanno potuto poi intervenire per questi problemi proprio burocratici. Bene, abbiamo concluso anche questa mattina il nostro tempo, abbiamo visto bellissime, grazie per la tua collaborazione, buona giornata cara, ritroveremo Sara la settimana prossima, e con questo abbiamo concluso il nostro